qua, immancabili tram perfetti. Come qua? Sono qui a Murcia, questo qui è il Jardín de Seda. Temperatura 24 gradi, anche qui le immancabili palme. Allora, questa è la Plaza Circular qui nella zona centrale di Murcia e anche qui decorazioni floreali su tutto il territorio, alberi immancabili. E questo edificio è il vecchio carcere che è stato, diciamo, riabilitato. Qui c'è addirittura l'ufficio postale. E qui lo hanno riabilitato e hanno fatto delle ristrutturazioni, viene utilizzato come posto commerciale. Ma è bello che anche qua ci sono questi parchetti che sono splendidamente tenuti. E qui sono praticamente, allora vabbè, viali alberati, tutti rigorosamente alberati. E anche qui questa è Plaza de la Universidad e anche qui c'è un altro monumento, sempre qui in zona abbastanza centrale. E qui percorro questo viale alberato di agrumi per tutti i lati. E qui ci sono dei musei, c'è un collegio, quindi c'è una scuola che è questa, e poi c'è il museo della Bellas Artes de Murcia, che è questo. E qui dietro, questo edificio qua, è la Plaza de Toros. E poi girando per questi vicoletti è piazzetta con la chiesetta. Vabbè, immancabili ristoranti, questi sono edifici anche abbastanza nuovi e tutto qua intorno mi vedo anche, non so, questo archetto, nella zona comunque centrale. Eppure qua in zona centrale un altro parco con tante palme, tanta vegetazione, tutto precisamente tenuto. E siamo qui a due passi dal fiume che taglia la città di Murcia, che è il Rio Segura. Adesso qui vediamo un po', cioè qui ci sono dei bei colori. Il giardino, lì c'è quel ponticello e questo qua è il Rio Segura che taglia praticamente la città e lambisce entrambi i lati centrali. Bene. Murcia. C'è il palazzo della regione autonoma di Murcia, qui ovviamente non manca la vegetazione, questo è il Puentes de Murcia, c'è il Rio Segura, c'è anche un fantastico passaggio lungo il fiume e là in fondo si staglia un altro ponte un pochino più anziano, però anche qui è tutto perfettamente tenuto, qui vegetazione al top, parco super curato, le immancabili palme e qui mentre mi muovo c'è questa ballerina floreale. Ballerina floreale. E qui sono nella Plaza del Cardenal Belluga, dove comunque qui spiegano che c'è anche un festival internazionale del teatro. E poi tutto intorno, purtroppo la mia fortuna vuole che la facciata della cattedrale è in restauro, quindi vabbè, si può soltanto vedere il campanile. E questa è sempre la Plaza del Cardenal Belluga e questo è il Palazzo Episcopale. Questo edificio è veramente bello con queste decorazioni, molto bello, molto, molto, molto. Se sentite fischiare è il vigile che sta dirigendo il traffico. Comunque lì c'è il campanile della cattedrale e questo è il ponte antico del 1700 e rotti.
che dà qui sul Segura. Qui di fronte questa è la stazione Murcia del Carmen, vabbè, anche qui intorno immancabili alberi, e questa è proprio la stazione dei treni, che praticamente sono è la ferrovia della Cercanías, praticamente una specie di ferrovia regionale che fa proseguire soprattutto fino ad Alicante.